Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come configurare il Canvas Mod su Betaflight. Grazie al Canvas Mod potremo visualizzare l'USD nei sistemi digitali proprio come lo visualizziamo nei sistemi analogici. Al momento questa funzionalità è supportata da KD0 e WalkSnail, tuttavia se in futuro ci saranno nuovi sistemi compatibili potrete ugualmente guardare questo tutorial, infatti i passaggi per configurare Canvas Mod sono sempre gli stessi a prescindere da quale sistema digitale state usando. Per poter usare Canvas Mod è necessario che Betaflight sia aggiornato alla versione 4.2.8 o superiore, per versioni più vecchie il Canvas Mod non è disponibile. Il primo passaggio da fare è collegare la VTX al Flight Controller. Per quanto riguarda alimentazione terra, fate riferimento al vostro modello per conoscere la tensione supportata. In linea di massima è una buona idea usare un back da 9-10V se il vostro Flight Controller ne ha uno a disposizione. Quello che ci interessa veramente più che altro è il collegamento con la porta UART. In questo modo il Flight Controller potrà comunicare con la VTX inviando i dati dell'USD. Individuiamo quindi i pad o i cavi RX e TX della videotrasmittente e una porta UART completa di TX ed RX sul Flight Controller. Nel mio caso ho a disposizione la UART 3. A questo punto quindi procediamo con i collegamenti e come sempre quando si tratta di RX e TX dovremo collegarli invertiti tra loro. Quindi collego l'RX della videotrasmittente sul TX del Flight Controller e il TX della videotrasmittente sull'RX del Flight Controller. A proposito del Flight Controller, volevo fare una precisazione sul chip dell'USD che si trova nella scheda. Questo chip serve solo per i sistemi analogici e non viene utilizzato da quelli digitali, quindi se anche la vostra FC non ha questo chip, l'USD verrà visualizzato lo stesso. Dopo aver fatto i collegamenti è venuto il momento della configurazione su Betaflight. Spostiamoci subito nella pagina Ports. Qui dobbiamo attivare configurazione MSP in corrispondenza della UART che abbiamo usato per collegare la VTX. La velocità deve essere 115.200. Una cosa molto importante è che in questa riga si è attivato solo configurazione MSP. Qualsiasi altra voce presente in questa riga deve rimanere disattivata. Inoltre conoscere il numero della UART è essenziale per le prossime configurazioni, quindi ci spostiamo su CLI tenendo ben presente su quale porta abbiamo collegato la VTX, nel mio caso la numero 3. Ed eccoci sul tab CLI, a questo punto dovremo digitare la seguente stringa per fare in modo che il Flight Controller riesca a inviare i dati dell'USD alla VTX. Mi sposto qui e digito set USD DisplayPort Device uguale MSP, set DisplayPort MSP Serial uguale 2, save. Quindi premo invio. Fate molta attenzione a questo punto della stringa, ovvero il numero 2. Qui bisogna mettere il numero della porta UART dove abbiamo collegato la VTX, meno 1. Quindi visto che ho collegato la VTX nella UART 3, ho scritto 2. Se voi avete usato un'altra UART, sottraete 1 dal numero e scrivete il risultato. Se avete usato la UART 1, scrivete 0, non è un problema. In descrizione vi lascio la stringa, così potete copiarla e incollarla dopo averla editata a seconda del vostro caso. A questo punto possiamo andare nel tab USD e utilizzare tutti i valori che ci sono in questa colonna. Poi li posizioniamo dove preferiamo. Possiamo anche scegliere gli avvisi e le statistiche post volo che ci interessano. L'unica cosa che non avremo a disposizione sarà la scelta del font, che verrà gestita direttamente dalla VTX. Dopo aver fatto queste configurazioni, non solo avremo l'USD di Betaflight nel display degli occhiali FPV, ma potremo anche accedere alle configurazioni di Betaflight direttamente dal radiocomando come facciamo con i sistemi analogici. La sequenza è sempre la stessa, mandiamo lo stick sinistro al centro e poi a sinistra e lo stick destro tutto in alto. Questa combinazione è valida per il modo 2, per modo 1, 3 o 4 la sequenza è diversa, se non la conoscete vi lascio il mio tutorial linkato in descrizione. Una volta all'interno del menu abbiamo accesso a tutte le varie impostazioni che ci permettono di configurare Betaflight. Quindi ricapitolando, per attivare Canvas Mod dobbiamo collegare la VTX ad una UART libera ricordandoci di mettere TX ed RX invertiti tra loro. Andare in Ports e attivare configurazione MSP nella UART che abbiamo usato per i collegamenti.
andare sul tab CLI e digitare la stringa per attivare l'USD, ricordandoci di editarla scrivendo il numero UART che abbiamo usato, -1. Una volta fatti questi passaggi riuscirete ad usare Canvas Mod senza nessun problema. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.